lato dare una mano a chi ha bisogno di un servizio pubblico e a chi non ce la fa, dall'altro lato dare una mano soprattutto ai giovani. Nessun posto è bello come casa mia, dice Dorothy nel Mago di Oz, perché la casa è il centro dell'universo di ognuno. Ecco perché la regione da tempo affronta il tema del disagio abitativo, partendo proprio da chi è più fragile, o per motivi economici, o perché sta iniziando a progettare la sua vita. Da un lato allora misure sugli alloggi pubblici, per essere sicuri che vadano a chi ne ha davvero bisogno e solo fino a quando ne ha bisogno, sono stati rivisti e resi più rigorosi i criteri di assegnazione e permanenza. Favorire sicuramente una maggiore rotazione degli alloggi, ma la cosa più importante credo che sia proprio quella dell'equità, di garantire che nelle case popolari ci sia effettivamente chi ha bisogno. Poi, per rendere disponibile il maggior numero di alloggi, ecco finanziamenti per interventi di ristrutturazione e manutenzione. Questo intervento ci mette in condizione appunto di andare incontro alla pressione che c'è rispetto all'emergenza abitativa. E i giovani? Dal 2010, con 10 bandi rivolti a giovani coppie, famiglie numerose, coppie monoparentali e single, sono stati investiti oltre 51 milioni di euro per finanziare l'acquisto di 2161 alloggi, con un doppio risultato: aiutare a comprare la prima casa e rilanciare l'economia. C'è un settore, quello dell'edilizia, che ha sofferto moltissimo e più di altri della crisi degli ultimi anni, e quindi vogliamo dare una mano, insomma, a rimettere in piedi questo mercato e anche quello delle vendite di alloggi che danno una risposta davvero a famiglie che si formano. Questa è la nuova casa della famiglia di Mario, che ha 44 anni, è ingegnere, ma per lavorare si adatta a fare il carrellista. Sta traslocando, è un alloggio pubblico e gli è stato assegnato da qualche giorno, ristrutturato e con una caldaia nuova. Di questo Mario è particolarmente felice. Ha un figlio con problemi alle vie respiratorie e una casa calda e non umida era il suo semplice ma importantissimo desiderio. La storia di Mario è una delle tantissime che si possono trovare nelle case popolari della regione. Storie che raccontano di un disagio che colpisce le fasce più deboli, ma a causa della crisi anche parte del ceto medio. C'è dunque necessità di rendere disponibile il massimo numero di alloggi possibile. Prima mossa della regione, mettere in campo apposite risorse. Due linee di intervento. La linea A, che prevede, diciamo, ripristini di alloggi fino a 15.000 euro di spesa, manutenzione ordinaria, e la linea B, che prevede impegni di spesa fino a 50.000 euro. In questo secondo caso sono manutenzioni straordinarie. Sì, noi abbiamo due necessità. La prima è quella di mettere a disposizione gli alloggi pubblici vuoti che ci sono, perché hanno bisogno di importanti interventi di manutenzione. Abbiamo individuato una quantità di alloggi da riqualificare, che sono circa oltre 900, su questi qui c'è un impegno con la regione di finanziamento per andare a recuperare e nel giro di poco tempo di andarli ad assegnare. Dall'altro c'è la necessità di riqualificare anche quel patrimonio abitato, dove quindi le persone vivono e risiedono, questo per fare interventi di manutenzione, ma soprattutto anche di riqualificazione energetica che si rende necessario, da un lato per aumentare il comfort abitativo, dall'altro anche per far risparmiare le famiglie. Seconda mossa, garantire che le case siano assegnate a chi ha davvero i giusti requisiti. La regione ha abbassato la soglia per mantenere il diritto di permanenza nell'alloggio, per evitare che l'assegnazione si trasformi in un diritto acquisito per tutta la vita e creare le condizioni per un'equa rotazione. Più case disponibili dunque, rinnovate e con la giustizia sociale in primo piano. Cerchiamo di darle a chi ne ha effettivamente bisogno. Riteniamo che la casa popolare non sia un vitalizio, non sia per sempre, e quindi vada alle categorie più bisognose. Allora, adesso vi mostro la casa, adesso siamo in sala, siamo. Come potete vedere, qua c'è una Vespa. Un momento, chi è questo ragazzo? Perché ci mostra casa sua? E perché c'è una Vespa d'epoca in sala? All'ultima domanda non siamo in grado di rispondere, ma alle prime sì. Cesar, colombiano adottato da una famiglia di Correggio, è uno dei tanti giovani che hanno potuto usufruire di un importante incentivo economico per acquistare la prima casa, grazie al bando regionale Accasiamoci, che dal 2010 fornisce un contributo a fondo perduto di 20.000 euro come base e fino a 35.000 per le case ubicate nei comuni terremotati. Aiutato dai genitori, ha messo insieme i suoi risparmi e sfruttato il bando. Ho 24 anni e vivo qua da un anno e mezzo più o meno. Tramite la regione Emilia Romagna abbiamo avuto un incentivo, se si dice così, un incentivo di 30.000 euro, quindi
fantastico, io che sono giovane prendo una casa nuova praticamente. Senza l'incentivo della regione Emilia Romagna avrei avuto diciamo un po' più difficoltà e sarei dovuto andare in un appartamento comunque di 30 metri quadri più piccolini. Questa qua è una casa bene o male di 50-60 metri quadri, quindi col giardino, garage, anche per un futuro se voglio mettere su famiglia ci sta. Preferisci che parli lei? Sì, sì, parla tu Sandra, dai. Diego, Sandra e Gabriele vivono da 2 anni a Fossoli nei pressi di Carpi, nella casa che avevano sempre sognato, anche grazie al bando Accasiamoci. Abbiamo trovato questa casa, aveva tutte le caratteristiche che ne cercavamo e abbiamo partecipato al bando. Noi siamo riusciti a prendere 33.000 euro su 35.000 perché in quel momento ancora nostro figlio non era nato. Siamo riusciti quindi ad ottenere una casa più ampia e anche una classe energetica più elevata, siamo in classe A+, per cui ha tutte le caratteristiche che noi in quel momento stavamo cercando. E potersi permettere una casa più grande per Sandra e Gabriele era davvero importante. La possibilità di espandere gli spazi e di avere più spazio per quello che serviva alla nostra famiglia. Inizialmente eravamo in 3, adesso siamo in 4. Aspettiamo un altro figlio. Stop, 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 stop,